Ciao ragazzi, benvenuti alla Botteguccia dei Sigilli. Questa sera in puntata speciale di mercoledì che riporta la Botteguccia dei Sigilli nel suo ambiente, diciamo, originario, quello da cui tutto è partito, cioè l'ambiente del crimine, ma questa sera parleremo dell'incrocio fra crimine e psicopatia in questa puntata, appunto, che io ho denominato Psicomafia, e metteremo praticamente la nostra attenzione, punteremo la luce su questi due personaggi. Uno, probabilmente una delle persone più temute, se non la persona più temuta in termini di crimini e di killing degli anni 60 e 70 all'interno dell'intero cerchio delle cinque famiglie mafiose di New York, ovvero Roy De Meo, che vedremo, insomma, era il capo di un gruppo di gestione di vari aspetti del crimine e di omicidi che è stato unico nella storia del crimine organizzato. E l'altro è The Iceman, l'uomo di ghiaccio, Richard Kuklinski, che potrebbe aver avuto, anzi sicuramente ha avuto dei rapporti con quella che è stata la crew di Roy De Meo, ma probabilmente meno approfonditi rispetto a quello che si racconta. Certamente quello che noi vogliamo raccontare questa sera è uno spunto per poter descrivere quanto all'interno del crimine organizzato possano nascondersi, possa venire utilizzata sostanzialmente la famiglia mafiosa piuttosto che il crimine organizzato in generale per nascondere le derivazioni psicotiche di un individuo che potrebbe, come dire, ricevere e portare a termine degli ordini, ma poi travalicare quelli che sono i limiti degli ordini stessi e quindi mettere in campo delle opere di vero e proprio overkilling, così come effettivamente trovare spazio dei veri e propri psicotici che vengono utilizzati da una famiglia mafiosa per portare a termine degli omicidi e ben al di là di quelle che sono alle volte le regole della famiglia stessa, andando poi evidentemente a incorrere a quelli che sono i risultati del travalicare le leggi in un ambiente sicuramente non democratico come quello del crimine organizzato di stampo mafioso. In particolare siamo nell'ambiente delle cinque famiglie di New York, siamo negli anni 60, 70 e 80. E per iniziare la nostra storia ci trasferiamo esattamente in un piccolo sobborgo di Brooklyn, in una baia esattamente di Brooklyn, che è la Sheepshead Bay, in cui viene trovata la mattina del 20 gennaio del 1983 una macchina. Ovviamente le foto che si ritrovano non sono particolarmente di qualità, ma ci danno l'idea. Viene ritrovata una macchina, questa è una foto originale, con un corpo all'interno e sette colpi che hanno messo fine alla sua vita, uno dei quali ha bucato la mano che probabilmente era stata messa a protezione, e nella fattispecie un lampadario sul corpo che viene ritrovato praticamente dopo più di una settimana di segnalazioni da parte di una serie di vicini di persone che erano passate lì, segnalazioni alla polizia. Viene praticamente portata all'interno di una stazione di polizia dove verrà sottoposta a una ricerca, diciamo, di dettagli. Una volta aperto il bagagliaio, viene trovato questo corpo che è mezzo congelato. Ci troviamo praticamente siamo al 20 gennaio del 1983, e quel corpo che viene trovato all'interno è il risultato di un omicidio che è uno di quegli omicidi che è in grado di far finire una guerra o di scatenare una guerra o di prevenire una guerra totale all'interno di quella che è una famiglia mafiosa o più di una famiglia mafiosa. Nella fattispecie si tratta del corpo di una delle persone più temute della storia della mafia, ovvero Roy De Meo, il capo della cosiddetta crew del Gemini Lounge, il bar in cui si ritrovava la crew di Roy De Meo e di quasi 20 associati all'interno della famiglia mafiosa Gambino di New York, e che è stata probabilmente la persona responsabile del maggior numero
di omicidi che si ricordi per singola persona, per singola crew all'interno della storia della mafia. Oltretutto si trattava, benché avesse ricevuto i gradi e quindi fosse stato fatto un made member, fosse stato fatto un mafioso da poco tempo, si trattava comunque di una persona dal punto di vista dei gradi abbastanza bassi, si trattava di un soldato, ma un soldato che era in grado di far tremare le ginocchia anche a persone molto più in alto, perfino al capo in quel momento della famiglia Gambino, Paul Castellano, che era diventato capo della famiglia Gambino a seguito della morte del capo storico Carlo Gambino nel 1976. Ora, la morte di Roy De Meo, come ho detto, è in grado di scatenare una di quelle morti che è in grado di scatenare una guerra oppure di metterla a tacere. Ecco, Roy De Meo, la morte di Roy De Meo porterà in realtà entrambe le cose, nel senso che porterà una pacificazione momentanea all'interno di una serie di personaggi che temevano la sua incontrollabilità. E contemporaneamente in realtà darà il là a quella che sarà la guerra di mafia più importante all'inizio degli anni 80 fra le famiglie mafiose di New York, fra le cinque famiglie. Ma andiamo a vedere chi è Roy De Meo, vediamo qualche altra foto, anche se ovviamente non ce ne sono tantissime. Roy De Meo era una persona in realtà figlio di due immigrati che erano originari del Lazio, di Formia in particolare, e praticamente questa sua origine non siciliana già aveva modo di far storcere il naso a molti di quelli che erano gli associati piuttosto che ai membri effettivi di Cosa Nostra in America, che consideravano sempre una mezza provenienza o una provenienza intera dalle zone del napoletano in particolare come qualcosa di pericoloso e non affidabile. Si tratta di una persona che era nata quindi da due immigrati di Formia e vedremo che poi dopo una serie di vicissitudini madre di Roy De Meo tornerà effettivamente a Formia, lasciando il giovane De Meo, 19enne, appena graduato dalla high school nel 1959 e già con le mani all'interno di quelle che erano operazioni di prestito di denaro a strozzo e di una serie di furti di auto che sarebbero stati poi allargandosi una delle principali operazioni di Roy De Meo. Il fatto che la sua origine fosse napoletana è stato anche uno dei motivi fondamentali per cui si è tardato moltissimo a dargli i gradi all'interno di Cosa Nostra, oltre al fatto che, come abbiamo detto prima, Roy De Meo è stata una delle persone più, da un certo punto di vista, sia temute che odiate, così come erano temuti e odiati i suoi metodi. Pensate che i metodi di far fuori i nemici che sono stati calcolati nell'ordine cioè una quantità di omicidi nell'ordine fra i 75 e i 250, non si ha bene l'idea effettivamente di quante persone siano state fatte fuori. Ufficialmente gli omicidi sono stati una quarantina, ma si sospetta in realtà molto di più, sia per la sua caratura, diciamo, criminale, sia per il suo carattere, che già ci fa mettere in qualche maniera un piede all'interno di quella che è la puntata dedicata allo Psycho Mafia, quindi ha una sorta di derivazione psicotica all'interno dell'ambiente, che in realtà è un ambiente costituito e molto controllato delle famiglie mafiose, sia una persona temuta proprio per il fatto che non fosse in grado o perseverasse nel non rispettare una serie di quelle regole, perché sicuramente era il figlioccio di una delle persone, anche lui non un capo per tanti anni, ma una persona estremamente rispettata che lo tolse sostanzialmente dall'attenzione di una famiglia mafiosa
per rimetterla nell'altra. Siamo praticamente alla metà degli anni 60, la carriera criminale di Roy De Meo è già iniziata da un po', dopo la morte del padre per infarto nel 1960, la sua carriera è praticamente decollata e ha incominciato ad avvicinare alcune persone che diventeranno praticamente quelle che costituiranno la De Meo Crew, e quindi questa Gemini Crew, questo Gemini Crew, che sarà il suo gruppo di crimine, di associati che graviteranno attorno alla famiglia Gambino. Ma il passaggio dalla famiglia Lucchese, che a quei tempi faceva capo a Anthony Tony Dax Corallo, che era il capo della famiglia Lucchese ed era sostanzialmente la prima famiglia attorno alla quale gravitava Roy De Meo, il passaggio quindi dalla famiglia Lucchese alla famiglia Gambino avvenne grazie a un personaggio che cambiò la vita a Roy De Meo. Questo personaggio fu Antonio Anthony Gaggi, detto Nino Gaggi, uno anche lui delle persone più famose, più rispettate e più temute all'interno della famiglia Gambino, pur non essendo diventato, almeno fino all'inizio degli anni, alla fine degli anni 70, un vero e proprio caporegime, quindi un capo di una o più crew che operavano all'interno del territorio. Tenete conto che la famiglia da cui riuscì Gaggi, andando a visualizzare la sua capacità di produrre denaro, che poi è fondamentalmente uno dei due punti fondamentali su cui un mafioso basa la propria carriera, cioè produrre denaro ed essere in grado di uccidere senza batter ciglio. La famiglia Lucchese in quei tempi non soltanto aveva Anthony Tony Dax Corallo, ma aveva già due personaggi che dobbiamo tenere lì perché saranno importanti nella storia seguente di Roy De Meo, ovvero Vic Vittorio Amuso e Anthony Casso, due fra le persone più violente della storia della mafia, appartenenti alla famiglia Lucchese, e due persone, in particolare quest'ultima, Anthony Casso, che sarà estremamente determinante per il futuro della nostra storia per quanto riguarda Roy De Meo. Ma dicevamo, praticamente alla fine degli anni 60, esattamente nel 66, nel biennio 66-67, Nino Gaggi butta un occhio praticamente su quelle che sono già le operazioni di prestito di denaro a strozzo, piuttosto che furti di auto, piuttosto che un business di riciclo denaro che aveva portato Roy De Meo a creare il suo primo istituto di credito in cui prestava denaro praticamente in maniera legale, e viene praticamente avvicinato da Nino Gaggi, riconosciuto come una persona di valore, e portato all'interno della famiglia Gambino, che probabilmente in quegli anni, così come fino a tutti gli anni 80, era la famiglia più potente di New York. Era stato originariamente ed era in quel periodo in mano all'originario capo Carlo Gambino, uno dei cinque capi principali a cui vennero date in mano le famiglie ai tempi praticamente della guerra di Anastasia e ai termini di Charles Lucky Luciano, per intenderci. Ecco Carlo Gambino un pochettino più anziano, oramai molto vicino alla morte, nella seconda metà degli anni 70, viene portato all'interno della famiglia Gambino e incomincia a creare quella che sarà la sua crew, quella che si distinguerà per una quantità di omicidi e per una quantità di soldi esagerata fatti, e contemporaneamente si distinguerà anche per quello che sarà chiamato il Gemini Method, il metodo Gemini, ovviamente legato a quello che era il posto, il bar in cui erano soliti fare delle riunioni per decidere, fra virgolette, le strategie di lavoro. Ecco, mettiamola così. Il primo personaggio che viene reclutato ufficialmente per andare a costruire quella che sarà la Gemini Crew di Anthony De Meo, una persona già violenta di natura e che aveva già ovviamente, come dire, vissuto all'interno di un ambiente legale, legato a quello che era il lavoro del padre, che faceva praticamente il ragazzo delle consegne, ecco, in gioventù, ma che era ovviamente una persona violenta, così come la madre non metteva bocca in quello che accadeva all'interno della famiglia, e
Ed era una persona ovviamente anche leggermente dedita all'alcol. Insomma, queste sono le radici generali che vedremo nel caso di Richard Kuklinski, il nostro secondo personaggio della serata, saranno estremamente determinanti, come lo sono molto spesso per i serial killer. Il primo personaggio ad andare a costituire la crew di Roy De Meo era il sedicenne Harvey, detto Chris Rosenberg, che era stato praticamente avvicinato da Roy De Meo nel 1966, mentre stava vendendo marijuana praticamente vicino a una stazione, a un distributore di benzina nella zona di Brooklyn. Sostanzialmente, questo fu il primo e il più vecchio amico, che verrà anche descritto in maniera piuttosto definita all'interno del film di Iceman, relativo a Richard Kuklinski, che però racconterà una storia, insomma, non proprio realistica. E poi ci saranno alcuni altri membri, diciamo, del consiglio interno della De Meo Crew, in particolare Joseph Testa, che è quello che vedete qua a destra, e Anthony Senter. Joseph Testa ed Anthony Senter in particolare verranno chiamati i gemelli, appunto, del Gemini Lounge, del lounge gemelli. Qua vediamo ancora una volta una foto di Joey Testa ed Anthony Senter, che saranno praticamente due delle persone più vicine in tutti i sensi fino alla fine, vedremo, a Roy De Meo. E in particolare anche il cugino Patrick Testa, detto Patty Testa, il cugino di Joey Testa, di Joseph Testa. E qua abbiamo anche un allargamento di quelle che sono le persone legate alla De Meo Crew. In particolare, queste vanno a chiudere praticamente, c'è Henry Borelli, detto Dandy e Randy. Poi qui abbiamo una foto, insomma, di Chris Rosenberg, a.k.a. Chris De Meo. Questo vi fa capire quanto fosse legato a Roy De Meo stesso, e Joseph Guglielmo, che era praticamente cugino di Roy De Meo, detto Dracula, a causa del suo aspetto simile a quello delle prime rappresentazioni di Dracula di Bela Lugosi, praticamente sullo schermo. Sono una bella collezione di personaggi che andrà a creare quella che è la vera e propria De Meo Crew. Qua vedete la De Meo Crew allargata con Roy De Meo, che è praticamente il secondo da destra con il vestito bianco, e tutti gli altri che costituiranno il gruppo che verrà definito il gruppo del Gemini Lounge. Eccolo qua. Il posto, praticamente il bar in cui si trovavano per fare i loro affari, e anche una certa quantità di omicidi, vedremo nel retro del Gemini Lounge stesso. Qua lo vediamo in tre foto che ce lo fanno vedere praticamente negli anni 40, ai tempi in cui effettivamente era frequentato dalla De Meo Crew, e oggi, sostanzialmente 6 o 7 anni fa. Ecco la foto che ci mostra questo Gemini Lounge, che ha anche un aspetto irlandese da un certo punto di vista. Questo rilancio ci farà vedere come ci sono anche dei legami all'interno della vita delle persone abbastanza importanti dal punto di vista simbolico, perché in qualche maniera il rapporto con quello che sarà delle crew irlandesi, dette degli Westies a New York, uno di quelli praticamente dei contendenti delle famiglie mafiose, che troveranno modo di trovare un accordo con la famiglia Gambino proprio grazie agli sforzi di Roy De Meo, saranno anche in parte legati dunque all'aspetto di questo lounge che frequentavano, ma saranno anche largamente legati a quello che sarà il destino di una persona che, come dire, vivrà una vita piuttosto breve, una vita di 43 anni, una vita estremamente piena di crimine, una vita al di fuori delle regole di un mondo già senza regole, e decisamente una vita, come abbiamo visto all'inizio, finita in maniera estremamente violenta. Ma andiamo con ordine. Siamo all'inizio degli anni 70, è entrato all'interno della famiglia Gambino e incomincerà a mettere assieme, come abbiamo detto, un giro di prestito di soldi, di prestito di denari a strozzo, di estorsione,
di furto d'auto e rivendita estremamente ampio. La sua capacità di fare soldi e di mettere addirittura a libro paga alcuni poliziotti di New York, come dire, desta sempre di più l'attenzione all'interno della famiglia Gambino, ma in questo momento mancano ancora 2 anni, siamo nel 1974, quando avviene qualcosa di determinante, cioè un grosso litigio con il gestore di un negozio di autoriparazioni, Andrei Katz, che è probabilmente uno dei primi crimini che porterà praticamente Roy De Meo a essere giudicato da una giuria, ma guarda caso, tanto per cambiare le aderenze della famiglia Gambino, riusciranno a tirarlo fuori di galera. Sostanzialmente nell'arco di pochissimo tempo viene sostanzialmente semplicemente questionato dalla polizia a causa di quelle che sono state le rivelazioni di questo Katz, che era stato praticamente minacciato da Roy De Meo, e questo Katz ovviamente il 13 giugno del 1975 finirà per morire non appena sarà uscito praticamente dalle deposizioni al Grand Jury, e lui sarà praticamente darà l'inizio a quello che verrà chiamato il vero e proprio Gemini Method, cioè il metodo Gemini. Che cos'era il metodo Gemini? Era un metodo che verrà portato praticamente a livelli di professionismo vero e proprio per eliminare i propri nemici da parte di Roy De Meo e della sua crew, che consisteva nel andare a portare una persona nel retro del Gemini Lounge, o utilizzando eventualmente l'esca di una bella ragazza messa all'interno del progetto, in modo tale che potesse far credere alla vittima di voler un incontro esattamente nella casa appena che costituiva il retro del Gemini Lounge, e contemporaneamente veniva assaltato praticamente dalla crew di Roy De Meo non appena entrato e la ragazza si era dileguata, e veniva ucciso con un colpo alla tempia. Praticamente Roy De Meo si avvicinava, secondo il Gemini Method, con una pistola nella mano destra e un asciugamano ripiegato nella mano sinistra. Faceva questo tipo di gesto sul proprio obiettivo, andava a sparare tamponando la ferita e poi andando ad arrotolare l'asciugamano in modo tale che il sangue non si spargesse all'interno di questo piccolo appartamento che era il retro del Gemini Lounge. Poi interveniva uno degli associati, che normalmente poteva essere per esempio Rosenberg piuttosto che uno dei testa, eccetera, che andava ad accoltellare al cuore la vittima in modo tale da fermare il pompaggio del sangue da parte del cuore, e nel momento in cui la vittima praticamente aveva perso definitivamente la vita, veniva trasportata all'interno di una vasca da bagno in cui veniva scolato tutto il sangue possibile. Ma non era finita qui, perché la crew di De Meo a questo punto entrava come dire, in vera e propria, entrava nel clou dell'operazione per potersi liberare del corpo. A questo punto collaboravano tutti, segni di questo tipo di operazione li avete visti per esempio in film di Martin Scorsese, piuttosto che in altri film di mafia in cui c'è all'operazione una crew intera di persone che va letteralmente a spiccare la testa, tagliare la testa al cadavere della persona per uccisa, poi smembrare il cadavere stesso, andare praticamente a impacchettare con il cellofan ogni singolo pezzo e infilarlo all'interno di un sacco nero, e poi dividere i sacchi neri per portarli in particolare entro la fine degli anni 70 a quella che era la discarica di Fountain Avenue vicino a Brooklyn. La quantità di immondizia che veniva portata in questa discarica di Fountain Avenue era talmente elevata che la possibilità di andare a trovare un singolo pezzo di un cadavere, delle decine di cadaveri che verranno praticamente trattati in questa maniera con il cosiddetto Gemini Method, è qualcosa di, cioè la possibilità di andare a trovarlo
è bassissima e la quantità di cadaveri è estremamente alta, e questa tipologia di operazione veniva portata a termine quasi sempre, a meno che o un associato interno, cosa rara, oppure una vittima qualsiasi per la quale Roy De Meo aveva avuto il contratto dai suoi superiori, veniva trattato in questa maniera. Nel caso in cui ci potesse essere la necessità di dare un messaggio ad altri personaggi della famiglia o ad altre famiglie, in quel caso lo smembramento non trovava luogo, così come non avveniva in particolare per le donne, poiché ovviamente, ci sono state anche donne che vennero uccise dalla crew di De Meo, ma in particolare non venne utilizzato per i membri interni. Vedremo che in un certo periodo della sua vita Roy De Meo fu costretto a prendersi cura, fra virgolette, a uccidere almeno due membri interni della sua crew, uno dei quali lo portò ad avere una certa depressione, se è possibile parlare di depressione in questi casi, e per personaggi che evidentemente avevano uno scrupolo assolutamente totale nel togliere la vita, uno scrupolo totale nell'occuparsi dei pezzi dei cadaveri, nessun tipo di ripensamento, ma in quel caso un po' di depressione viene raccontata anche dal figlio Albert, che scriverà un libro, praticamente La vita criminale di mio padre, di Roy De Meo, da parte appunto di Albert De Meo, il figlio, uno dei figli di Roy De Meo, ma tranne in questi singoli casi, nella maggior parte dei casi veniva applicato, insomma, questo Gemini Method. Siamo praticamente alla metà degli anni 70. È questo il momento in cui le storie di questa sera vanno ad unirsi, nel senso che dall'altra parte abbiamo Richard Kuklinski, di cui ancora non abbiamo raccontato niente. Sarà uno dei serial killer più psicotici della storia americana. Probabilmente non così abbondanti la quantità di crimini come quelli che lui racconterà, perché probabilmente uno psicotico manipolatore che ha teso a voler prendere molta più evidenza all'interno dei giornali e della televisione rispetto a quello che è stato, ma contemporaneamente sicuramente una persona estremamente violenta. Nella prima metà degli anni 70, in particolare fra il 74 e il 75, De Meo diventa partner praticamente di alcuni locali in cui si poteva guardare gli spogliarelli, e contemporaneamente ha incominciato a mettere mano all'interno di video pornografici, che erano tutto sommato una risorsa piuttosto importante all'interno dei guadagni delle famiglie mafiose e in particolare della famiglia Gambino. Questo tipo di situazione lo portò a conoscere Richard Kuklinski, un Richard Kuklinski evidentemente piuttosto giovane. Dopo faremo la parte della puntata che dedicheremo un pochettino più dettagliatamente a parlare di Richard Kuklinski, ma furono questi gli anni in cui lo conobbe, perché Richard Kuklinski lavorava praticamente in uno studio che produceva repliche di videocassette della ufficialmente di film e della Disney, di cui lui faceva praticamente, qui lo vediamo con la famiglia, con la prima moglie e i due figli, praticamente lui faceva repliche di videocassette ufficialmente, non ufficialmente faceva repliche di videocassette della Disney di film, e replicava anche una certa quantità di film pornografici che includevano, tra l'altro, pornografia minorile e anche pornografia con animali, quindi qualcosa di veramente detestabile. Sta di fatto che questo pare essere il momento in cui effettivamente Roy De Meo ha conosciuto Richard Kuklinski, e sostanzialmente per un debito non pagato, nel senso che Richard Kuklinski ha offerto delle videocassette a una persona che si era offerta appunto di pagare una serie di contenuti pornografici a Richard Kuklinski, e pare che Richard Kuklinski ne avesse date alcune cassette in meno a questa persona. Il problema è che viene fuori che questa persona è un associato di Nino Gaggi, quindi è un associato sostanzialmente del capo diretto e del mentore di Roy De Meo. Roy De Meo si presenta praticamente in questo studio in cui sta lavorando Richard Kuklinski, e avviene
e avviene la conoscenza fra i due. Questo viene descritto in maniera, secondo me, abbastanza efficace nel film di Iceman relativo a Kuklinski, in cui la parte di Roy De Meo viene tra l'altro interpretata dal compianto Ray Liotta, già bravo ragazzo in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese. In questo caso, quindi, avviene la conoscenza, avviene una conoscenza piuttosto violenta, sostanzialmente, viene raccontato dallo stesso Kuklinski che lui prenderà un sacco di botte da quelli che sono gli associati di De Meo a causa di questo debito che aveva di videocassette nei confronti di questo associato di Nino Gaggi. Ma a quanto pare Roy De Meo viene molto, come dire, impressionato dall'atteggiamento di tale Richard Kuklinski, che vedremo aveva già commesso degli omicidi probabilmente a quest'età e anche degli omicidi minorili. Ma così come racconta il nipote stesso di Nino Gaggi, Dominic Montiglio, un'altra persona estremamente importante all'interno della famiglia, praticamente pare che alla minaccia di armi da fuoco, alla minaccia in termini di violenza estrema, di percosse, pare sostanzialmente che Kuklinski, che ha già una doppia famiglia ai tempi, un matrimonio prima con due figli e un altro matrimonio dopo con tre figli, praticamente non facesse nessun tipo di scena. Aveva l'atteggiamento, pur essendo un immigrato polacco e quindi in nessuna maniera avesse la possibilità di essere, come dire, introdotto all'interno dei fatti di una famiglia mafiosa, poteva comunque risultarne associato nel momento in cui alcune delle persone, associati oppure addirittura membri effettivi della famiglia, volessero utilizzare la sua capacità, in particolare di uccidere. In questo caso nel film viene mostrato quello che probabilmente è un fatto che è avvenuto da piccolo al nostro Richard Kuklinski, che dice di essersi esercitato nell'omicidio con dei senzatetto. Nel film di Iceman viene fatto vedere Ray Liotta nei panni di Roy De Meo, che chiede sostanzialmente a Richard Kuklinski di mostrare la sua capacità di uccidere andando a uccidere un senzatetto che è sdraiato poco lontano oltre la strada rispetto alla macchina in cui si trovano per fare questo meeting, questo incontro. Praticamente viene accettato e viene introdotto all'interno, in nessun modo della famiglia, ma viene introdotto nelle grazie praticamente di Roy De Meo e verrà utilizzato a quanto pare per alcuni omicidi. Ovviamente qua la storia si divide, nel senso che Richard Kuklinski dirà di aver partecipato a degli omicidi estremamente celebri e di una quantità di omicidi estremamente ampia all'interno della famiglia Gambino, cosa che non è accettabile né in termini di qualità di omicidi, nel senso che lui ha citato degli omicidi che sicuramente un mafioso farà in modo di gestire da solo o farà in modo di far gestire a dei membri della famiglia o tutt'al più a degli associati, sicuramente non a una persona esterna alla famiglia e tantomeno a una persona che non è italiana di origine. E contemporaneamente anche a degli omicidi che però vengono considerati comunque omicidi fuori ordinario rispetto a quella che è la regola di Cosa Nostra. Quindi qua la storia vedremo che si dividerà un po', ma andiamo ad accorparla, diciamo, alla parte che dedicherò strettamente al nostro Richard Kuklinski di Iceman, l'uomo di ghiaccio. C'è da dire però, prima di procedere con la storia di Roy De Meo, che il soprannome di Iceman viene normalmente considerato un soprannome dato a Richard Kuklinski dallo stesso FBI a causa di un cadavere che verrà conservato per 2 anni prima di liberarsene da Kuklinski stesso all'interno di un congelatore. Questa cosa è dibattuta, nel senso che c'è la possibilità che sia stato Roy De Meo stesso, e in particolare anche questo viene riferito da Dominic Montiglio, il nipote del capo di De Meo, Nino Gaggi, che ha detto probabilmente che questo soprannome gli è rimasto attaccato addosso a causa del fatto che, minacciato con una pistola point blank, praticamente a distanza zero dalla fronte, dallo stesso Roy De Meo con 2 altre persone che potevano essere Anthony Senter e Joseph Testa, di cui abbiamo già parlato, all'interno di questa macchina, viene sostanzialmente minacciato in questa maniera e pare non fare neanche la mossa di un sopracciglio. Quindi, da questo punto di vista, potrebbe essere che il soprannome gli rimanga attaccato a causa del fatto della facilità
con cui evidentemente gli associati mafiosi andavano a identificare un soprannome per ogni singolo associato o per ogni singolo membro della famiglia, anche considerando che nel caso degli italiani in molti casi c'era una sovrapposizione di nomi e cognomi che obbligava necessariamente alla richiesta di un soprannome per identificare alle volte l'uno dall'altro. Ecco, quello che è importante è che non è chiaro. Ma qualcuno propende addirittura per la possibilità appunto che sia stato De Meo a soprannominare di Iceman, l'uomo di ghiaccio, Richard Kuklinski, che gli sia rimasto a causa del suo atteggiamento. Quindi si sono conosciuti, siamo negli anni 70 e nel 1975 incominciano i guai, fra virgolette, nel senso che Roy De Meo spinge per essere integrato all'interno della famiglia. La possibilità di entrare nella famiglia Gambino in questo momento non c'è. I cosiddetti libri sono chiusi, verranno aperti semplicemente un paio di anni dopo, dopo la morte del capo della famiglia Carlo Gambino. Il problema è che arrivano i primi guai, nel senso che l'IRS, cioè quello che noi chiameremo fisco in Italia, ha incominciato a fare delle investigazioni su quelli che erano praticamente gli introiti di Roy De Meo, che praticamente aveva avuto dei passati come macellaio. E ancora oggi pareva essere sostanzialmente diviso fra la possibilità di essere un macellaio e un ragazzo delle consegne, niente di più, esattamente come suo padre, solo che aveva degli introiti praticamente che si aggiravano sulle centinaia di migliaia di dollari. Ha dovuto chiudere praticamente alcuni dei suoi banchi di credito legali e contemporaneamente però non si è accontentato e ha incominciato a collaborare all'interno di un gruppo di fuoco, di un gruppo di sequestro di carichi dall'aeroporto JFK assieme agli affiliati delle famiglie Lucchese e Bonanno contemporaneamente, oltre ad alcuni affiliati che dipendevano direttamente da Anthony Nino Gaggi all'interno della famiglia Gambino. Nel 1976, nell'autunno del 1976, le cose cambiano in maniera determinante all'interno della famiglia e Roy De Meo vede una possibilità finalmente di entrare a far parte della famiglia. Praticamente cosa succede? Che, come abbiamo detto, capo della famiglia Carlo Gambino muore, a capo della famiglia Gambino sale il capo che non sarà mai amato perché è accusato di mantenere troppi incassi per se stesso e non ridividerli con il popolo mafioso della famiglia, Paul Castellano, che vedete qua, e come sottocapo della famiglia viene fatto una fra le persone più feroci e contemporaneamente più sagge della mafia, Aniello Della Croce, di origine anche lui napoletana. Guardate che sguardo che aveva Aniello Della Croce. Aniello Della Croce, che sarà tra l'altro mentore e capo in particolare di quello che diventerà prima caporegime e poi susseguentemente anche capo della famiglia Gambino, con un attentato allo stesso Paul Castellano, John Gotti, una delle persone più famose e, fra virgolette, più infamate della storia della mafia. Ma che cosa succede? Che in questo momento Nino Gaggi diventa finalmente, quindi il mentore di De Meo, diventa praticamente capo regime, diventa un capo della famiglia. Diventa praticamente effettivamente a capo di tutta una crew larga a cui faceva capo De Meo, ma anche una serie di altre persone. E incominciano anche i primi screzi importanti perché, per esempio, Nino Gaggi aveva minacciato lo stesso De Meo di due cose fondamentali che si opponevano alla sua possibilità di entrare all'interno della famiglia, cioè di aprire al momento in cui venivano aperti i libri, di poter effettivamente diventare un membro della famiglia Gambino. Quello di smettere di fabbricare materiale pedopornografico e quello storico, diciamo, il divieto storico di trafficare droga.
Queste due cose, evidentemente, oltre alla incontrollabilità, facevano pensare a Paul Castellano, il nuovo capo della famiglia, di non poter, anche nel momento in cui venissero aperti i libri, di non poter far entrare Roy De Meo all'interno della famiglia. In questo momento la violenza, la ferocia e la necessità di fare soldi di Roy De Meo diventò praticamente estremamente più importante, perché abbiamo detto che fare soldi era comunque un viatico estremamente importante. Considerate che da una parte si accusava Roy De Meo di trafficare di tutto, dalla marijuana all'eroina, dall'altra parte la maggior parte degli introiti che lui aveva da questo tipo di traffici venivano presi senza batter ciglio, sia da Gaggi che dallo stesso Paul Castellano, che aveva praticamente mandato un editto. E mandato un editto fondamentale: chiunque tocca la droga muore. Un editto con il quale verranno anche sostanzialmente ricattati gli stessi personaggi come John Gotti e tutti gli associati di John Gotti, che verranno poi spinti ad attaccare, a fare questa mossa contro Castellano nel 1986. Ma che cosa farà De Meo a questo punto? Farà una mossa geniale. Si avvicinerà ai Westies, una delle band. Uno dei gruppi di crimine che si opponevano praticamente all'espansione della famiglia Gambino e delle cinque famiglie di New York, e in particolare si avvicinerà al futuro leader James Coonan, che adesso vi faccio vedere, e sostanzialmente gli dirà: guarda, se noi riusciamo a far fuori il capo di adesso, ovvero Mickey Spillane, eccolo qua, che si sta opponendo ad alcuni lavori al Javits Convention Center, che era un centro per fare convention che interessava in termini edili a Castellano e alle sue crew, e che si opponeva praticamente alle operazioni di costruzione delle crew di Castellano stesso. Se tu riesci a far fuori, o se riusciamo a far fuori assieme Mickey Spillane, non soltanto tu andrai a prendere praticamente il controllo, tu Jimmy Coonan, di tutti i Westies, ma ti organizzerò un incontro con Castellano stesso, in cui sostanzialmente i Westies diventeranno non più avversari della famiglia Gambino, ma integrati come braccio di fuoco all'interno della famiglia Gambino, andando praticamente a condividere semplicemente un 10% dei tuoi introiti con la famiglia Gambino stesso. Questo è un colpo di genio, nel senso che Castellano, che prima di tutto viene descritto come un boss che era avido di denaro, vede la possibilità di andare a prendere una larga fetta, un 10% veniva considerata una larga fetta degli introiti di un'altra dei gruppi criminali più importanti della città, in particolare questi Westies di origine irlandese. Questo è un colpo di genio, e nel momento in cui nel 1977 effettivamente vengono aperti i libri, il nostro De Meo entra a tutti gli effetti all'interno della famiglia Gambino. Finalmente ottiene quello che voleva. Il problema qual è? Che, entrato all'interno della famiglia Gambino e con una gestione così dittatoriale e così, come dire, principocentrica di Castellano, la possibilità, la necessità di smettere di trafficare droga, di smettere di operare omicidi senza il totale avallo della famiglia, doveva essere necessario. E questo Gaggi lo fece di nuovo presente a Roy De Meo, ma Roy De Meo continuò sostanzialmente a essere assolutamente indipendente da questo punto di vista, con la volontà di continuare a trafficare, con la volontà e con l'effettività nel commettere omicidi fuori da quelli che erano gli ordini della famiglia Gambino, e anche una incapacità di controllare totalmente i propri membri. E qui praticamente casca l'asino, perché nel 1979 succede qualcosa di molto grave agli occhi di Castellano e agli occhi di tutta la famiglia. L'associato Rosenberg della famiglia
del gruppo di De Meo, praticamente che cosa fa? Fa un accordo di trasferimento di denaro in cambio di cocaina con praticamente un membro di un cartello cubano che però ha dei legami con un cartello colombiano, in quel momento probabilmente lo stesso cartello di Escobar, ma non si è effettivamente sicuri di questo tipo di informazione, poiché non è mai uscito qual è stato il reale legame fino in Colombia. Rimane il fatto che questo Rosenberg, che cosa fa? Non soltanto prende la droga, non soltanto non dà i soldi, ma ucciderà anche questo membro del cartello cubano. Il problema fondamentale è che questo mette la famiglia Gambino nella posizione di rischiare di fare guerra con due cartelli del narcotraffico in un colpo, conferma che De Meo sta narcotrafficando ancora una volta e conferma che uno dei suoi membri sostanzialmente è fuori controllo, ha fatto un omicidio che non è stato sanzionato dalla famiglia e un omicidio che può provocare una guerra estremamente grande. Quindi cosa succede? Che il suo più vecchio amico Rosenberg viene praticamente condannato a morte e ovviamente Gaggi andrà a dire a De Meo: devi uccidere quello che è il tuo più vecchio amico, okay? Il più vecchio, il primo membro della crew di De Meo. Ovviamente lui cerca di tirare in lungo, cercherà in qualche maniera di opporsi a questa situazione, ma non riuscirà, anche perché lui stesso cadrà nell'uccidere un tale Dominic Ragucci, che era un venditore porta a porta e che De Meo sospettò praticamente di essere un assassino del cartello cubano, semplicemente perché aveva visto la sua auto vicino a casa sua. In realtà era un venditore porta a porta di origini italiane, peraltro. Dominic Ragucci viene praticamente rincorso e ucciso dopo 7 km di 7 miglia di corsa in auto. Viene ucciso e crivellato di colpi dalla crew di De Meo. A questo punto Gaggi, il capo di De Meo, si incazza come una biscia e gli dice: guarda, a questo punto è la tua testa o la testa di Rosenberg subito, a causa anche di questo fatto, a causa di questa ennesima violazione. Rosenberg, il più vecchio amico della crew, viene effettivamente ucciso nella stessa maniera, ma non viene smembrato col Gemini Method, viene buttato praticamente in strada perché il cartello cubano richiede sostanzialmente che venga dato un segnale, okay? Che giustizia era stata fatta nei confronti di una persona che aveva sbagliato. Fu questo omicidio a creare depressione all'interno di De Meo, secondo le parole del figlio Albert. Nel 1979, dopo questo avvenimento, ha continuato a espandere i propri affari, a espandere i propri affari al punto però di continuare come dire, ad attrarre l'attenzione di Castellano. Ebbe la possibilità e la necessità anche di uccidere, tra l'altro, due membri della famiglia Gambino stesse, del gruppo di Gaggi, in particolare James Eppolito e James Eppolito Junior, che erano rispettivamente padre e zio di un poliziotto corrotto che lavorava addirittura per la famiglia Gambino e faceva omicidi per la famiglia Gambino, Luis Eppolito, insieme al suo amico e compagno Steven Caracappa. E questi omicidi praticamente furono gli ultimi omicidi effettivamente ordinati dalla famiglia e permessi dallo stesso Castellano, che si era fatto non tanto mettere a posto la coscienza dal fatto che Nino Gaggi gli ha detto: guarda che questi due stanno parlando dei narcotraffico di De Meo, ma stanno dicendo il falso, quanto per il fatto che tutti sapevano effettivamente quello che abbiamo detto prima, cioè che Castellano in qualche maniera aveva fatto questo editto contro il traffico di droga, ma i soldi se li pigliava, anche gli stessi soldi di De Meo. Il problema è che le questioni diventano più gravi, primo perché all'interno dell'azione che porta all'omicidio dei due Eppolito, Gaggi rimane ferito, viene arrestato e va in galera. Quindi sostanzialmente finisce di dare copertura in quel periodo allo stesso Roy De Meo.
e secondariamente a questo punto la sua incapacità di essere controllato nel 1982, a partire dal 1982, anche a causa dell'FBI che oramai gira attorno al Gemini Lounge come le api sul miele, tanto per dire una banalità, ma così è, a causa di una quantità di sparizione di persone che oramai si aggira sulle 40-50 unità. Il risultato fondamentale è che da parte di Castellano viene dato prima allo stesso John Gotti, che lamentò con la sua crew, insomma, che quanto fosse pericolosa la possibilità di uccidere Di Meo, e poi a Frank De Cicco, che diventerà sottocapo della famiglia Gambino dopo l'uccisione di Castellano, l'ordine di uccidere De Meo stesso. Anche De Cicco, tra l'altro, finirà ucciso in un'esplosione della sua auto, praticamente in un attentato dinamitardo, poco più tardi dell'omicidio di Castellano stesso. Sostanzialmente, questo tipo di omicidio che nessuno voleva portare a termine verrà finalmente portato a termine dagli stessi amici di De Meo, quindi Philip Testa e Patti Testa, che sostanzialmente verranno avvicinati da quei due personaggi che abbiamo fatto vedere prima, che vi ho fatto vedere prima, della famiglia Lucchese, in particolare Anthony Gaspipe Casso e Victor Amuso, che gli diranno: puoi portare a termine questo omicidio di Roy De Meo e non ci saranno praticamente ripercussioni su voi due nel momento in cui riusciate per conto dei Gambino, quindi c'è questa unione che poi durerà nel tempo fra Casso, Amuso, John Gotti e questo ramo, diciamo, di Brooklyn della famiglia Gambino, puoi portare a termine questo tipo di omicidio che verrà portato a termine nelle modalità del colpo di pistola multiplo, come abbiamo detto all'inizio, del corpo che verrà ritrovato all'interno della Cadillac Coupé de Ville in quel 20 gennaio del 1983. Qui finisce la storia di Roy De Meo, che si è incrociata praticamente a metà degli anni 70 con la storia di Richard Kuklinski, che adesso raccontiamo un pochettino più in breve, ma comunque in maniera determinante. Ho scelto di fare quest'unione, di chiamarla psicomafia, perché fondamentalmente Roy De Meo era una persona che, dal punto di vista del comportamento, dal punto di vista della gestione del crimine, ha varcato tutte le soglie delle regole dell'organizzazione e pareva avere, insieme ad alcuni membri della sua organizzazione, un vero e proprio gusto nel portare a termine questi omicidi. In maniera abbastanza ironica, la morte di De Meo, che è stata praticamente auspicata a causa del timore reverenziale che incuteva anche nel capo stesso Castellano, sarà motivazione della morte stessa di Castellano, perché i personaggi come il suo sottocapo Aniello della Croce, che abbiamo fatto vedere, e soprattutto un John Gotti rampante insieme agli altri membri della Bergen Hunt Fish Crew di Bensonhurst, quella in cui praticamente su cui controllava, su cui aveva potere John Gotti, stavano già pensando di fare fuori Castellano con il beneplacito di tutte le altre famiglie, e in particolare con l'appoggio dei Lucchese, Victor Amuso e Anthony Gaspipe Casso. Quindi, ironicamente, l'uccisione della persona che faceva paura o che dava fastidio a Castellano diede il via, perché ha eliminato praticamente la crew più pericolosa dei Gambino. Gli altri Gambino fecero fuori poi Castellano, andando a prendere il potere, e venne dopo il 12 dicembre del 1986, quando venne ucciso Paul Castellano, fu lo stesso John Gotti a prendere il potere e a dominare praticamente la scena anche in maniera molto visibile, che porterà poi al declino effettivamente di quella tipologia di mafia per una decina d'anni, a prendere il potere nei Gambino. Ma nella metà degli anni 70, abbiamo detto, c'è l'incontro sia in termini di sfruttamento della pornografia che di affari in termini criminali fra il nostro
De Meo e Richard Kuklinski. Richard Kuklinski è stato un furbacchione, una persona estremamente violenta, una persona che praticamente era nato da una famiglia in cui la violenza del padre e della madre sui figli era all'ordine del giorno. Pensate che un fratello piccolo di Richard Kuklinski è stato ucciso letteralmente per le percosse dal padre di Kuklinski, e contemporaneamente il fratello minore, ma leggermente più grande di Kuklinski stesso, è stato poi incarcerato per stupro e omicidio di una ragazzina. Quando chiederanno a Kuklinski stesso credito del comportamento del fratello, lui dirà: in fondo siamo figli dello stesso padre. Ecco, Richard Kuklinski era figlio di immigrati polacchi, e questo immigrato polacco sostanzialmente lasciò la famiglia molto presto, ma in realtà tendeva a tornare più e più volte in casa ubriaco, nonostante l'aver lasciato la famiglia, per picchiare il figlio e i figli in maniera violenta. Da lì anche la morte di uno dei fratelli più piccoli di Kuklinski. E nel frattempo la madre era una immigrata di prima generazione irlandese, anche qui c'è il legame evidentemente quasi carmico, mi verrebbe da dire, con l'Irlanda nella famiglia Kuklinski, che era praticamente una fanatica religiosa e che tendeva a violentare effettivamente sia dal punto di vista delle parole che dal punto di vista dei metodi di educazione, con una religiosità estrema e con una marea di botte, il figlio, che sostanzialmente viveva in strada, non voleva tornare praticamente a vivere in famiglia tutte le volte che poteva. Non avevano nulla, erano una famiglia poverissima. La madre comprava ai figli dei vestiti in crescita di 6 o 7 anni, tant'è vero che Kuklinski veniva preso in giro fin da piccolo da tutti i suoi compagni, perché sostanzialmente gli dicevano: sei uno sporco immigrato polacco molto magro con vestiti grossi. Questa era la verità di ciò che vedevano, ma lui imparò molto presto che la violenza, come dire, era l'unica risposta possibile a quello che era l'ambiente estremamente depresso, in cui, viveva. La crescita di Kuklinski è stata quindi una crescita segnata dall'indigenza più assoluta e dalla necessità di imporsi con la violenza quello che era il maltrattamento sia interno che esterno, e con una grande volontà di fare soldi dovuta alla povertà in cui è cresciuto. È chiaro che la sua capacità di fare soldi, che divenne molto evidente sia alla prima moglie, di 9 anni più grande di lui, sia alla seconda moglie, che lui sposerà all'inizio degli anni 70 e da cui avrà 3 figli in più, oltre ai due che ebbe con la prima moglie, quindi un totale di 5 figli. Questa ricchezza era evidentemente proveniente anche da guadagni illeciti. Ma nessuno, sostanzialmente le mogli non chiesero mai nulla a Kuklinski, né gli chiesero, come dire, conto dei suoi comportamenti, che lo vedevano uscire spesso durante la notte, che lo vedevano avere anche come dire, un comportamento psicotico con un vero sdoppiamento di personalità. La seconda moglie Barbara raccontava di Kuklinski momenti in cui sembrava andare in vera e propria stasi. Sembrava andare in trance, sostanzialmente trasformare la propria personalità da un ottimo padre di famiglia, amorevole, amoroso, presente, pieno di volontà di fare regali, di dare presenza, eccetera, a una persona che sostanzialmente andava a distruggere i mobili di casa, la picchiava in maniera violentissima. Così come era già successo quando era piccolo, uccise il suo cane davanti agli occhi per vendicarsi del fatto che lei aveva parlato con un vicino di casa. Era una persona gelosissima, aveva evidentemente un problema serissimo per quanto concerne la gestione emotiva della vicinanza e della compagnia. Kuklinski è stato una persona veramente incredibile, perché nessuno nega quello che è stato il suo legame con la Crew di De Meo e con alcuni piccoli crimini, soprattutto legati al fatto che fondamentalmente il principale motivo di incarcerazione futura e di detenzione
per Kuklinski fu il fatto che lui, praticamente a partire dalla fine degli anni 60, fu il capo di un gruppo che faceva rapine e furti, non di più ufficialmente. Il problema è che collateralmente, rispetto all'essere il capo di una crew che faceva rapine e furti, aveva anche l'abitudine di prendere, per esempio, appuntamenti con persone che avevano rapporti economici con lui, che dovevano, per esempio, comprare delle videocassette, piuttosto che venire a comprare della merce ricettata in quello che veniva chiamato lo shop, il negozio di Kuklinski, e praticamente farli venire a fare degli ordini estremamente importanti in termini economici, poi portarli all'interno dei locali in cui lui aveva tutta la roba, in cui ricettava roba piuttosto che vendeva roba rubata, e poi li uccideva in maniera piuttosto violenta con tutti i mezzi possibili, anche se in particolare, grazie a un vecchio amico farmacista, aveva imparato a fare una miscela volatile che conteneva del cianuro, che era in grado di uccidere le persone sostanzialmente avvicinando praticamente questa miscela al naso o inserendola all'interno dei cibi che offriva loro. Questo era uno dei metodi che lui preferiva, ma in realtà Kuklinski ha ucciso probabilmente fra le 15 e 16 persone per rapina, per antipatia, per eventualmente contratto della mafia, anche se quello che lui ha raccontato è stato estremamente ridimensionato rispetto alla realtà. Ed era una persona che aveva evidentemente la necessità non soltanto di imporre la propria personalità, ma anche quella di uccidere, a partire dai 14 anni, in cui pare appunto che avvenne quel piccolo evento che viene poi raccontato nel film di Iceman in maniera scorrettamente legata all'incontro con Roy De Meo, quello di un'uccisione di un senzatetto che lui ha dichiarato di aver ucciso sostanzialmente per vedere l'effetto che fa e per ottenere quella sensazione di onnipotenza che lo ha finalmente lanciato all'esterno del mondo di dominazione subita, per poter acquisire un mondo, per poter acquisire una posizione nel mondo della dominazione imposta sugli altri. Da quel momento in poi probabilmente la sua vita cambia, stacca tutti i contatti con la famiglia. L'unico contatto che lui manterrà sarà quello col fratello, che ha violentato e ucciso la ragazzina, ma abbandonandolo poi anche lui in realtà in carcere, perché con questo tipo di aggressione, con questo tipo di violenza non voleva evidentemente aver nulla a che fare. E questa vita però del buon Ricci e del cattivo Ricci in famiglia, cioè dell'uomo estremamente premuroso, dell'uomo estremamente violento, incontrerà poi il mondo del malaffare e incontrerà il mondo della sua propria volontà di potenza. Al di là della collaborazione con De Meo e con le associate della famiglia Gambino per quello che riguarda la pornografia e probabilmente un paio di omicidi, i suoi omicidi sono quelli di George Milligan, un agente di cambio che gli aveva ordinato delle videocassette porno nel 1980. Un farmacista di nome Paul Hoffman, che gli aveva praticamente promesso sia dei medicinali che l'acquisto di alcuni oggetti praticamente ottenuti grazie al furto di Gary Smith, uno dei membri della sua crew di furti e rapine, che dopo essere stato minacciato da un altro membro che era stato arrestato, praticamente era stato accusato, e Kuklinski temeva che anche lui potesse diventare un informer, praticamente un relatore, un delatore, scusate, alla polizia, lo fece fuori, così come altri due membri della sua gang, come Daniel e Thomas Detmer, due membri della sua gang di furto, anch'essi uccisi in questo caso con il metodo del cianuro. Un altro omicidio confermato è stato quello di Louise Masgay, un altro praticamente
possibile acquirente di videocassette pornografiche per un prezzo di 95.000 dollari, che fu trovato con un colpo di pistola in mezzo alla fronte, che fu quel famoso cadavere che venne ritrovato congelato e che teoricamente crea la possibilità, una delle due possibilità, ecco, del soprannome di Richard Kuklinski di Iceman, dibattuto insieme alla possibilità che gli sia stato dato da Roy De Meo come persona estremamente fredda. Durante la sua vita, in particolare con quelle che sono state le interviste della CBS e interviste psichiatriche in cui lui è stato sottoposto praticamente ad analisi di ogni genere in termini della propria personalità effettivamente narcisista, manipolatoria, freddissima e assassina, non c'è niente da dire, lui si è fregiato di una quantità di omicidi che probabilmente non hanno niente a che fare con Richard Kuklinski, si è fregiato addirittura dello stesso omicidio di Carmine Lilo Galante, capo della famiglia Bonanno, ucciso nel 1979. C'è una famosissima foto in cui il cadavere di Galante è praticamente all'interno del ristorante in cui mangiava, una foto fra le più famose degli omicidi di mafia, perché il cadavere stringe ancora il sigaro in bocca praticamente. Così come l'omicidio di Paul Castellano stesso, abbiamo detto nell'85, di Thomas Bilotti, il suo secondo e il suo chauffeur. Così come l'omicidio di John Favara, il vicino di casa di John Gotti, che aveva praticamente fatto un incidente con il figlio dodicenne di John Gotti e l'aveva ucciso, andando a impattare con la sua auto sul figlio di John Gotti che passava in bicicletta. Tutti questi omicidi e una serie di altri omicidi, compreso il celeberrimo omicidio Roy De Meo, appunto, stesso, così come la possibilità di essere incluso nel gruppo di sequestro e di fuoco o di uccisione di Jimmy Hoffa, il più celebre fra tutti i sindacalisti d'America, evidentemente immanicato con la mafia, ed è descritto anche nel film di Irishman di Scorsese, uno degli ultimissimi che vede De Niro e Al Pacino lavorare insieme a Joe Pesci in maniera eccezionale. Ma tutti questi omicidi, o da informatori o da persone informate veramente sui fatti, nel senso persone che facevano parte della mafia in quel momento, come lo stesso Sammy the Bull Gravano, sottocapo della famiglia Gambino, sottocapo praticamente di John Gotti all'epoca dell'uccisione di Castellano, hanno confermato quello che vi ho detto all'inizio. La maggior parte di questi omicidi, se non tutti questi omicidi, di cui Kuklinski ha in qualche maniera dichiarato di avere a che fare, sono probabilmente dei falsi, principalmente perché qualcuno, come il pentito Michael Franzese, ha semplicemente chiamato Kuklinski un vero assassino, ma un vero psicotico che ha bisogno della televisione per sentirsi vivo. E in parte perché questo tipo di omicidi, quando riguardano persone all'interno della famiglia, persone di alto livello all'interno della famiglia, questioni personali del boss, come quella di John Favara che ha ucciso il figlio nell'incidente, il figlio dodicenne di Gotti, o cambi al vertice famiglia per famiglia, o addirittura l'uccisione di una persona così nota in America come lo stesso Jimmy Hoffa, è molto difficile che una famiglia mafiosa decida di incaricare una persona che non è se non come dire, associata, se non membro della famiglia, ma addirittura una persona non italiana, e in particolare il nostro Richard Kuklinski di origine polacca. Ciò nonostante, Kuklinski ha fatto una morte molto strana, perché hanno trovato segni di avvelenamento a lungo termine dello stesso cianuro che lui aveva utilizzato nel corso degli anni per uccidere una certa quantità di persone che voleva derubare, che voleva togliere di mezzo, eccetera. Quindi il fatto che lui abbia parlato troppo, che abbia per esempio accusato lo stesso Sammy Gravano dell'uccisione di un altro ex
membro della polizia di New York corrotto, praticamente trascinandolo all'interno di un processo che probabilmente non aveva né capo né coda, quindi andando sostanzialmente ad aumentare la possibilità di una compartecipazione di alcuni mafiosi, seppur già compromessi dalla protezione testimoni all'interno di processi che non avevano né capo né coda, potrebbero aver portato, ecco, la mafia, cosa nostra, a uccidere Kuklinski a causa del fatto che fra la televisione, fra le interviste psichiatriche, fra il proprio parlare in relazione a quello che era stato un uomo ucciso per i propri errori, ma nonostante tutto estremamente temuto ed estremamente rispettato come Roy De Meo, abbiano portato probabilmente, possibilmente, alcuni membri di Cosa Nostra a volerlo eliminare con il beneplacito, come dire, delle istituzioni americane, di carcerazione. Questo non è da escludersi, ma non sarà mai confermato. Richard Kuklinski, sicuramente personaggio che all'interno dell'ombra di Cosa Nostra ha trovato il modo di sviluppare una propria psicopatia che si è fatta largo in maniera estremamente, estremamente efficace, evidente durante i processi, la sua, come dire, vanagloria, la volontà di aumentare i propri crimini in maniera eccezionale, di tirarne fuori uno nuovo ogni volta che c'era la possibilità di avere un'intervista nuova, ne fece tre in particolare per la televisione, americana, e di essere addirittura inserito nella prova, nella possibilità di essere, raccontato in un film. Ecco, questo può rientrare all'interno della psicologia di un serial killer vanaglorioso e con un narcisismo oltre ogni confine, anche se i legami con Roy De Meo e quindi con il crimine organizzato non sono assolutamente del tutto da escludere, anzi sono confermati se non altro dal punto di vista economico e perlomeno nella possibilità di aver partecipato, per esempio, agli omicidi che vi ho detto dei membri della famiglia Gambino, parenti del poliziotto corrotto Luis Eppolito e Stephen Caracappa, entrambi uccisi dalla famiglia Gambino alla fine degli anni, all'inizio degli anni 80. Quindi, Psycho Mafia, questa sera abbiamo raccontato la storia della persona probabilmente più pericolosa, largamente travalicante le regole della mafia e le regole di una normale tendenza all'omicidio semplicemente per utile o per regola, quale è stato Roy De Meo. Una vita veloce, violenta, finita nel sangue, a 43 anni nel 1983, e i legami con uno dei serial killer più manipolatori, più narcisisti, più egocentrici e sicuramente più sanguinari della storia americana, di Iceman, Richard Kuklinski. Spero che la puntata di questa sera vi sia piaciuta, una puntata in cui siamo tornati alle origini della botteguccia. Adesso vediamo se abbiamo intenzione effettivamente di fare una pausa con Cinepatia, ma potrebbero arrivare delle pillole, perché il canale voglio farlo martellare, soprattutto perché grazie a voi io mi sto divertendo un sacco e spero che vi stiate divertendo anche voi. Vi ricordo sempre di andare a vedere eventualmente quelle che sono le mie opere, perché io tutto questo lo faccio per passione, per divertimento, per, come dire, integrarmi con la vostra risposta e per avere questo tipo di seguito che è bellissimo, con gli argomenti che tratto e con cui sto allargando. Ma innanzitutto io sono ovviamente un pittore e uno scrittore, quindi vi chiedo di andare a vedere, se avete piacere, tutte le mie opere su Instagram, e di iscrivervi al canale Telegram per tutte le novità, per l'arte, per la musica, per tutto ciò che pubblico. E nel frattempo vi auguro, il Teo Crackapart vi augura una buona nottata. Grazie mille per avermi seguito alla botteguccia dei sigilli Psycho Mafia. Ciao ciao.